20 febbraio 1958. I deputati hanno approvato, 385 sì, 115 no, la famosa legge Merlin. La legge abolisce la regolamentazione della prostituzione in Italia e, di conseguenza, porta alla chiusura delle case chiuse. L'intento è quello di contrastare lo sfruttamento delle prostitute. L'iter della legge Merlin è stato molto lungo, la prima bozza risale al 1948 e contrastato. La proposta crea infatti una spaccatura trasversale nell'opinione pubblica italiana. Fra gli oppositori, Indro Montanelli, che pubblica nel 1956 un pamphlet polemico intitolato Addio Wanda, che in un certo senso risponde al libro pubblicato l'anno precedente da Carla Voltolini, moglie del futuro presidente Pertini, e dalla stessa Lina Merlin, intitolato Lettere dalle case chiuse. Dal 1958 ad oggi, il tema della prostituzione continua a rimanere al centro del dibattito politico e innumerevoli sono state le proposte di variazione e di revisione della legge numero 75. Signora, noi siamo